Buonasera, c'è una domanda che mi gira intorno spesso negli ultimi mesi. Come ti è venuto in mente di dare le dimissioni dall'Agenzia Spaziale Europea e andare in pensione anticipata? Ok, siamo in una conferenza a proposito della complessità, quindi cercherò di parlarne attraverso diversi aspetti, partendo da un punto di vista tecnico-scientifico, un po' sulle relazioni umane e infine sulle scelte di vita. Allora, la prima parte della mia carriera è stata profondamente tecnica. Molti di voi avranno sentito parlare della missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea. Una missione pazzesca, per riassumere in 10 secondi, un viaggio di 10 anni, 10 miliardi di chilometri, flyby intorno alla Terra, intorno a Marte per raggiungere l'orbita di questa cometa, Churyumov-Gerasimenko, cometa di 4 chilometri che gira su se stessa con un periodo di 12 ore. E ci abbiamo fatto atterrare file, i lander, e siamo atterrati a una distanza inferiore di 120 metri a quella che avevamo programmato, con la cometa a più di 500 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Quindi una cosa incredibile. E questa missione aveva una complessità, come detto, grandissima. Il mio ruolo in questa missione era, di software coordinator e Data Systems Manager, quindi ero responsabile per il sistema di controllo, che è il software che serve per mandare telecomandi al satellite e ricevere la telemetria. Sono stati anni incredibili, anni di lavoro estenuante, anni di soddisfazioni incredibili, contatti, persone. Sono anni in cui ho imparato veramente da persone meravigliose come si lavora e come si vive. Quindi questo per me è stato un aspetto importantissimo. Quando in fasi successive della mia carriera ho iniziato a raccontare Rosetta ai ragazzi dell'università, ai ragazzi delle scuole superiori e inferiori, ho trovato un aspetto molto stimolante, come riassumere una missione del genere a persone che non hanno le conoscenze tecniche per capirne i dettagli. E quindi ecco qui lo smussare della complessità e esporre le varie fasi in maniera comprensibile. Rosetta ovviamente è stata l'inizio della mia carriera, dopo ho contribuito ad altre missioni nello spazio profondo come Mars Express, Venus Express, dopodiché nel 2009, grande cambio, sono stato scelto per coordinare i software coordinator e data systems manager di tutte le missioni scientifiche dell'ESA, quindi avevo la responsabilità di un team di una dozzina di persone, i quali poi lavoravano nelle varie missioni scientifiche. Il mio più grosso problema, la mia più grande complessità, è stata quella di cambiare da una persona che si occupa di dettagli tecnici a una persona che si occupa di un gruppo di persone. Ancora più difficile perché ognuno dei progetti fatti da queste persone era in un campo che io conoscevo benissimo, quindi avevo il rischio grandissimo di diventare un micromanager. C'è una persona che non solo dice ai propri ragazzi e ragazze cosa devono fare, ma anche come. La vita del micromanager è un inferno, la vita di chi lavora per un micromanager è un inferno. Le persone non crescono, non prendono responsabilità. Quindi dal giorno 1 mi sono detto: il tuo lavoro da adesso in poi non è più quello di Data Systems Manager, ma è cercare di dare un ambiente positivo al tuo team. Quindi mi sono concentrato sul creare un ambiente di lavoro positivo, un ambiente di lavoro in cui le persone si parlano, lavorano insieme, si conoscono, si preoccupano uno per l'altro, riescono a vedere se qualcuno è in un momento di difficoltà, si offrono per aiutare a risolvere i problemi. Un gruppo in cui le persone non guardano solo al proprio silo, se non fanno soltanto le loro attività, ma hanno un occhio su quello che fanno gli altri. Si lavora insieme per uno scopo comune. E questo è qualcosa che ha un valore grandissimo, secondo me, perché al lavoro passiamo gran parte delle nostre giornate. Quindi se uno riesce a stare bene al lavoro, se uno ha un ambiente accogliente, se uno incontra delle persone gradevoli che si rispettano e si aiutano, la vita è molto migliore. Ci spendiamo veramente tantissimo tempo al lavoro. Una delle più grosse soddisfazioni per me è stata la consegna di questo poster. Questo qui è un poster che è stato preparato per me dai ragazzi della sezione e è
stato dato in una festa a sorpresa, io non lo sapevo. Sono venuti a casa mia tutti quanti, hanno portato cibo da tutte le parti d'Europa, Portogallo, Inghilterra, Polonia, hanno portato giochi da tavola, siamo stati fino alle 2 di notte, una storia bellissima. Io ero già fuori dall'agenzia e quindi questo mi ha dato un segno di aver raccolto per quello che avevo seminato. È stata una storia veramente bellissima. Quello che succedeva in parallelo negli ultimi 10 anni della mia carriera era che avevo cominciato a scoprire la bellezza di spiegare il mio fascino per lo spazio e per la scienza ai ragazzi. E quindi, per esempio, facendo campi estivi, avendo davanti 200-240 ragazzi fra gli 8 e i 17 anni, spiegandogli cose dello spazio e della scienza. È lì che ho scoperto il mio amore sconfinato per tutti i tipi di razzi, per tutti i tipi di robot che possono essere costruiti e programmati, e ho scoperto che in questo campo da cosa nasce cosa. E quindi un'attività ne portava un'altra, e conoscere altre persone, fare altre attività, e quindi la storia poi si espansa. Ovviamente tutto in parallelo e in aggiunta al mio lavoro di caposezione. Per esempio, con altri amici abbiamo creato un club nel posto di lavoro dove insieme offrivamo attività per la comunità locale. Quindi, per esempio, 20 ragazzini che venivano, si costruivano i loro razzetti, poi andavamo nel prato e uno per uno li lanciavamo tutti. Questa è una delle tante attività che abbiamo fatto. Oppure creare dei robot con Mindstorm, si chiama, della Lego, non so se l'avete mai sentito, e creare un robot che è in grado di eseguire il maggior numero di sfide su questo campo di gioco e in 2 minuti e mezzo fare più punti possibile. Questa è un'attività che dura 4 mesi di preparazione. Ogni settimana i ragazzi venivano 3 ore a settimana nel mio ufficio. Tra l'altro, questa è una foto del mio ufficio che penso che sia uno dei più belli uffici mai visti nell'Agenzia Spaziale Europea, quantomeno dei più colorati. E queste attività erano allo stesso tempo formative e molto divertenti. Come detto, da cosa nasce cosa? Questa è una foto fatta al Politecnico di Torino. E sono stato invitato negli ultimi anni a parlare con i ragazzi e a spiegargli aspetti di come si vive dopo l'università, cosa si fa quando uno va a lavorare, cosa è importante dal punto di vista delle relazioni umane, come detto. Quindi probabilmente non ci sono corsi specifici all'università che preparano i ragazzi a questo tipo di approccio. Molto spesso, forse erroneamente, nell'ambiente del lavoro viene promossa l'immagine di chi è super attivo e si fa avanti scansando gli altri. Quindi il mio messaggio a volte è un po' particolare, in quanto io gli dico: no, lavorate insieme, cercate un posto piacevole, un posto gradevole. Quando cercate un lavoro non guardate soltanto al numero di decine di migliaia di euro all'anno, cercate di capire se è una cosa che vi piace, cercate di capire se è una cosa che vi ispira. Il vostro lavoro cambierà durante la vita e quindi non è detto che il primo lavoro sia poi quello con cui è finito. Io l'ho visto su me stesso. In generale cerco di far capire a loro, ma anche ai ragazzi delle scuole, l'importanza dell'educazione. Pensate a un computer potentissimo che ha un hard disk vuoto e non ha connessione con internet, quindi non riesce a trovare informazioni. È un computer inutile. Senza informazioni non si fa nulla. Se noi prendiamo un ragazzo nato oggi, lo mettiamo nella foresta con le scimmie, non impara a leggere, non impara a scrivere, non impara a far di conto, probabilmente non è neanche in grado di camminare in maniera eretta. Va con le scimmie, si comporterà con le scimmie. Cos'è quello che noi facciamo per far diventare un bambino appena nato una persona che poi fa parte della società? Gli passiamo informazioni. Come gli passiamo informazioni? Con la scuola, con gli insegnanti. Guardate questa foto, a me fa venire in mente la frase di Newton che diceva: io riesco a guardare più lontano perché siedo sulle spalle di giganti. Lui si riferiva agli studi fatti da altri scienziati prima di lui che gli hanno reso possibile andare avanti. Quindi, prendendo quello che era già stato fatto, lui ha elaborato e ha creato nuove cose. Noi dobbiamo cercare di prendere i giovani, le nuove generazioni, portarli a sapere quello che noi abbiamo imparato nelle ultime centinaia di anni e renderli in grado di andare oltre. Quindi inventare nuove cose, scoprire nuove cose, maniere diverse di fare le stesse cose.
E quindi una cosa importantissima è il ruolo della scuola, dell'università, degli insegnanti. È una cosa che cerco di ripetere in ogni situazione, perché se manca questo punto fondamentale veniamo meno a uno dei doveri più grandi della nostra società, che è quello appunto di portarci le nuove generazioni. Qui siamo un po' nel momento in cui cerco di spiegarvi il motivo, la risposta alla domanda fatta all'inizio. Vedo la nostra società come un volano, quindi questa enorme ruota che ha un peso grandissimo, e per cambiare la sua velocità c'è bisogno di molta forza, no? Però se noi tutti nel momento della nostra forza più grande spingiamo nella direzione giusta, questa ruota aumenta costantemente la sua velocità, quindi il momento della nostra società cresce negli anni, nei secoli, perché noi tutti contribuiamo a questa cosa. Quando uno è stanco, quando uno non ce la fa più, se rimane aggrappato alla ruota, la rallenta. Vi faccio l'esempio anche dei ciclisti. I ciclisti vanno in fila, il primo fende l'aria, gli altri dietro usano la scia per andare veloci. Quando la persona davanti è stanca, si sfila di lato, gli altri continuano alla stessa velocità o addirittura l'aumentano. Che succede se il primo non si rende conto di aver raggiunto il picco della sua performance? Pian piano comincia a rallentare, non si sfila e tutto il gruppo rallenta. Okay? Quindi una cosa importantissima secondo me, nello sport come nella vita, come nel lavoro, è cercare di capire quando è il momento in cui stiamo rallentando gli altri. Essere in grado di fare un passo di fianco e far passare il treno. Okay? Nessuno di noi dovrebbe essere indispensabile, tutti dobbiamo essere utili. Dobbiamo tutti contribuire alla società, ma non è bello, non è una cosa positiva diventare indispensabili, perché nel momento in cui non ci siamo alcune cose spariscono. Quindi questo è quello che cerco di passare anche come messaggio. Nessuno mai dovrebbe cercare di trovarsi in quella posizione. Per l'ego è magari una cosa positiva, ma per la società non lo è. Quindi a quel punto la mia idea è stata quella di avendo riconosciuto che nel campo del lavoro è arrivato un punto in cui le mie forze, le mie conoscenze, la mia motivazione non mi permettevano di essere ancora il primo e spingere e tagliare l'aria per quelli dietro, passo di lato. Allora, passo di lato non significa fermarsi, significa trovare un'altra area in cui cominciare di nuovo a spingere. Quindi per me quest'area è stata quella della scienza e dello spazio per le nuove generazioni ed è quello su cui mi sono concentrato dopo. Per chi decide di andare in pensione o di cambiare lavoro è fondamentale prepararsi. Quindi io avevo la fortuna di avere un interesse nei precedenti anni che mi ha dato semplicemente una serie di cartucce da spararmi dopo, cose da studiare, cose da implementare, cose da espandere. Andare in pensione senza avere un'idea di cosa si farà dopo è pericoloso, ci si trova davanti con un foglio bianco e lì diventa difficile, è il caso in cui poi persone entrano in depressione oppure si sentono senza scopo, perché non hanno mai visto cosa altro sono in grado di fare nella vita. Quindi questa preparazione è fondamentale. E finalmente diamo anche un senso al titolo di questa presentazione. Abbiamo avuto una discussione con degli amici e parlavamo di questo Ikigai. Mi sono un po' informato, ovviamente non sono un esperto di Ikigai, però se dovessi riassumerlo in una frase, è quello che ci dà un motivo per alzarci la mattina, cioè quello che ci spinge ad alzarci, iniziare la giornata e fare qualcosa. Allora, questo diagramma è una delle tantissime rappresentazioni, dà un'idea più o meno di quattro dimensioni in cui possiamo analizzare quello che è la nostra vita, il nostro lavoro, il nostro rapporto con gli altri. E una cosa che mi ha fatto veramente pensare è che per tutta la mia carriera io mi sono trovato esattamente nel centro, nel punto dell'Ikigai. Ho avuto la fortuna di fare qualcosa che amavo, di avere la capacità di farlo bene. Queste attività facevano del bene alla nostra società, qualcosa di cui la nostra società ha bisogno, e venivo pagato un sacco di soldi, tanti soldi. Allora, dopo 25 anni, 27, di questa attività, mi sono sentito pronto per cominciare a ridare indietro. Ho realizzato la fortuna che ho avuto
nella scuola, nel lavoro, nelle amicizie, nella famiglia, e mi sono sentito in dovere di cominciare a dare qualcosa dietro alla società. È qui che ho provato a immaginare questo passo al nord dell'Ikigai, spostando il fuoco su un'attività che magari non mi dà più lo stesso tipo di remunerazione. Ovviamente lasciando il lavoro e andando in pensione c'è un considerevole cambio negli introiti mensili, ma le attività che faccio sono in un campo che mi riempiono di gioia. È una cosa che mi fa sentire bene e allo stesso tempo io so che è una cosa che fa bene e che riempie di speranza e che va a giovani ragazzi che magari altrimenti non scoprirebbero la passione per lo spazio e per la scienza. Quindi è una situazione in cui secondo me tutti vincono e quindi mi sento di poter dire che mi compensa di tutto quello che c'era invece prima. Okay? Quindi in conclusione, mi rendo conto che per qualcuno fra di voi la sto facendo facile, sì, vabbè, complessità, tu lo fai suonare come una cosa banale, ma nella nostra società non è banale dare le dimissioni da un posto che ti paga così bene, da un posto che è così prestigioso. Un conto è presentarsi e dire piacere Alessandro, lavoro all'Agenzia Spaziale Europea, è un conto è dire ciao sono Alessandro, sono pensionato, però è una sequenza di passi che a me sono sembrati naturali e quindi probabilmente il messaggio principale che vorrei passare è che ognuno di noi ha un'idea di quello che vuole fare nella vita, ognuno di noi sa quello che gli piace e quello che non gli piace, sa quello che può fare bene, sa quello che può essere utile e spesso non lo facciamo perché seguiamo i binari che la nostra società ci mette davanti e ci fa pensare che sia normale rimanere in un lavoro perché è ben pagato, sei scemo se lasci un lavoro ben pagato e non ci fa pensare che magari monetizziamo tutto in termini di euro e non diamo un valore a come ci sentiamo la sera dopo aver passato del tempo in fare delle attività che magari ci hanno portato 0 euro oppure ci hanno fatto spendere dei soldi di tasca nostra e però ci hanno riempito il cuore di emozioni, di cose che ci hanno fatto sentire bene. Okay? Quindi il mio messaggio è questo, cercare a volte di pensare un po' fuori dai binari. Adesso, tecnicamente io sono un pensionato, ma l'ultima delle cose che mi sento di essere è un pensionato, cioè milioni di attività e ne spuntano fuori una ogni giorno, quindi il ciclista che si sfila di lato non è per poi fermarsi, ma semplicemente per trovare un'altra via. E ovviamente qual è il limite? Il limite è l'età, il tempo. Io mi guardo allo specchio e lo vedo che sto diventando vecchio, vedo i miei capelli bianchi, vedo le mie rughe. Mi preoccupa questa cosa? No. Io spesso e volentieri mi guardo allo specchio e sorrido perché vedo una persona che sta crescendo e secondo me diventare vecchi in salute è un privilegio. Ogni età ha qualcosa di meraviglioso da offrire. Se noi siamo pronti ad accettare quello che ogni età ci porta, a 50 come a 60, come a 70, come a 100, riusciamo a vivere bene, riusciamo a stare bene con noi stessi e molto probabilmente riusciamo a far star bene anche quelli che sono intorno a noi. Quindi riusciamo a portare anche loro con noi in questa serenità. Quindi per me il messaggio finale è che non c'è un'età dorata, ci sono mille età dorate. Ogni età ha le sue cose bellissime, sta a noi cercare di non dimenticarlo e usarle tutte al meglio. Grazie mille.